ECMA 2022, siamo in uno stand che è qui per la prima volta, ovvero quello di MBP, Moto Bologna Passione, un marchio nato in Italia, facente parte però del gruppo QJ, che è proprietario anche di altri due colossi come Benelli e Kiway, che qui ad ECMA presenta tre novità inedite, sono con quella che forse più suscita l'interesse, essendo una enduro stradale, una crossover, chiamiamola come ci pare, che è un po' il genere di moto che va per la maggiore in questo momento nel nostro paese. Si chiama MBP T1002V e il V non è messo lì a caso, perché il motore di questa enduro stradale è un bicilindrico AV di 80 gradi, capace di 102 Nm di coppia e 95 cavalli, quindi depotenziabile anche volendo per la patente A2. La MVP è una moto che mi ha convinto particolarmente perché la 502N, di cui trovate la prova sul nostro sito, era veramente a punto per quanto riguarda la dinamica di guida e la componentistica. Qui devo dire che c'è tutto quel che serve, vedo il cruise control, una cosa che apprezzo tantissimo sulle moto da viaggio, c'è un display che anche ora qui, caro Bolletti ad ECMA, fa spegnere tutte le strumentazioni, però la strumentazione TFT, c'è il keyless, vedete qui al centro non c'è la classica chiave, ma c'è il tastino per accendere la moto. Abbiamo l'acceleratore che è di tipo ride by wire, quindi riding mode, mappature, sospensioni regolabili, con una buona escursione, perché le ruote con raggi tangenziali da 19-17 pollici consentono alla T1002V di affrontare un po' tutte le tipologie di strada. Tanto spazio per il passeggero, vedete, maniglione con portapacchi integrato, tantissimo spazio per chi guida. Provo a salire, vediamo se non spacco qualcosa, così vi do qualche info sulla posizione di guida. Manubrio piuttosto alto e distante dal busto, si guida in maniera molto rilassata, quindi invoglia a percorrere tanta strada. Pedane leggermente avanzate, qui vediamo che sono anche delle barre che proteggono il motore. Il plexiglass qui davanti è regolabile in altezza, ma non in movimento, ma solo da fermi, in quanto la regolazione, il registro è nella parte anteriore. Qui al lato una bella doppia presa USB per la ricarica dei moderni device. La T1002V, come tutte le altre moto MBP, un marchio nato da pochissimo, arriverà sicuramente entro il 2023, probabilmente anche nella prima metà. Il prezzo però non è ancora stato confermato in via definitiva. Crossover 900 e 1000, insomma, il segmento è veramente in fermento e tra le proposte più interessanti ci inserisco anche questa bella MBP. E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video, seguiteci sui canali social Instagram, Facebook, Twitter e TikTok e come sempre sul sito www.motorbox.com. Al prossimo video, ciao!